Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video che per me è il terzo della giornata, non riesco a crederci, oggi è proprio una giornata produttiva da questo punto di vista. E benvenuti in questo nuovo try on haul che non ha nulla a che fare con il make up, bensì con l'abbigliamento. Ho acquistato e ricevuto un po' di cosine e ho deciso di fare questo video per mettere tutto insieme e farvi vedere tutto, perché sono cose che tra l'altro mi piacciono veramente tantissimo, tutte quante, e quindi sono orgogliosa dello shopping, del bottino. E direi di partire subito. Shein e Runway mi hanno dato la possibilità di scegliere altri capi ancora per una collaborazione, e quindi partiamo da Runway, se non erro, però comunque vi metto tutti i link qua sotto nell'info box. Io tendo a confonderli e magari vi dico che è un capo di Shein, l'altro di Runway, invece è il contrario, però per stare tranquille controllate qua sotto nell'info box, che vi metto i vari link ai capi d'abbigliamento. La prima cosa che ho scelto, me ne sono innamorata subito, sono contentissima, è questo vestitino bianco con tutti questi fiorellini rosa con dei dettagli un pochettino più intensi, ed è particolare perché la parte sopra è molto attillata, stringe sul seno, anche sulla manichina. Io lo porto con le spalle scoperte e mi piace veramente tantissimo. Poi è leggerissimo come vestito, sono molto contenta. Ho lavato tutti questi vestiti che vi mostrerò e devo dire che non si sono rovinati, quindi anche da questo punto di vista sono soddisfatta. Devo dire che questa volta sono soddisfatta di tutto, mentre le altre volte magari alcuni capi mi lasciavano un po' così, un po' perplessa, perché a livello di qualità non erano al massimo. Devo dire che stavolta sono molto soddisfatta. Questo vestitino è bellissimo perché è proprio estivo, è fresco e mi piace tantissimo. E poi ho scelto un'altra cosina molto leggera, molto fresca, molto estiva, però non è un vestitino, bensì una tutina, ed eccola qui. Sempre sfondo bianco, però con tutti questi disegni sul blu elettrico. E la particolarità, al di là del tessuto che è veramente molto leggero, molto fresco, la particolarità sta nel fatto che c'è questa apertura sulla pancia, che la rende un pochettino più particolare rispetto magari alle altre tutine, ed è veramente carinissima. Secondo me, se non ci fosse stata questa apertura, vista così, sicuramente l'avrei scambiata per un pigiama. In realtà questa apertura la rende veramente particolare e non la rende proprio simile ad un pigiama, perché con questi colori il rischio veramente è proprio quello. Passiamo poi a Shein, anche qui sono molto soddisfatta. La prima cosa che vi faccio vedere è questo vestito bianco con tutte queste decorazioni tipo in sangallo. È bellissimo, anche lui è freschissimo. Questo però ha anche una fodera sotto, altrimenti sarebbe completamente trasparente, e mi piace perché anche questo si porta con le spalle scoperte. Non lo so se si vede, forse anche dalla maglia che sto indossando oggi, però è un periodo in cui sono fissata con le spalle scoperte e i vestitini svolazzanti in generale, quindi questo mi ha colpito subito e mi piace molto. E poi veniamo a quello che secondo me è il pezzo forte tra Shein e Runway, ed è un vestito bellissimo. So che non potrà piacere a tutti, ad esempio a Gigi non piace, mia mamma lo adora, e secondo me è bellissimo, ed è questo vestito a righe bianche e blu, anche qui è blu elettrico. La particolarità sta nella lunghezza, perché è abbastanza lungo, ma più che altro sta nella parte posteriore, perché la schiena è completamente scoperta, c'è giusto questo gioco di incroci ed è bellissimo. Io me ne sono innamorata sul sito e sono contenta perché non sono rimasta delusa una volta arrivato a casa. L'unica cosa è che devo capire come indossarlo, o meglio, essendo molto scollato qui sulla parte laterale, portarlo senza nulla sotto non mi convince del tutto. Mettere un reggiseno no, perché si vedrebbe e la cosa non mi piace, e quindi devo capire cosa mettere sotto. Io ho delle coppe tipo in silicone, quelle che si appiccicano alla pelle e non hanno spalline né niente, però con il caldo che fa, sudando, si staccano nel giro di 30 secondi, e quindi devo capire un po' che reggiseno mettere sotto. Quindi se avete dei consigli scrivetemi qua sotto. Io ho visto da Intimissimi, mi sembra, dei reggiseni molto particolari, ma forse anche su ASOS. Sono particolari perché la parte anteriore è un reggiseno normalissimo, non c'è la parte posteriore, perché in realtà stringe con dei ferretti qui sulla parte laterale. E non lo so, insomma, devo andare a vedere qualcosa per questo vestito, però io me ne sono innamorata e
È molto molto bello, secondo me è veramente bellissimo. Adesso passiamo agli acquisti che ho fatto io, in particolare questa magliettina, questo toppino di Zara, che tra l'altro è costato anche poco, se non erro 7,95 euro. C'era anche nero, ma a me è piaciuto così colorato. È molto bello perché anche qui la parte superiore è un po' arricciata, lascia intravedere le spalle, mi piace tantissimo proprio la fantasia. Anche questo sfondo bianco, perché ultimamente sono un po' fissata con tutto quello che è bianco. È carino anche indossato con un paio di jeans, con una gonnellina, quindi un outfit molto semplice, però mi piace tutto questo colore. Poi un altro top che ho preso da Zara è questo qui, bianco e nero in pizzo, è molto bello, anche questo mi è piaciuta tantissimo la trama, il tessuto. Mi piace un sacco il fatto che dietro abbia questa cerniera lungo tutta la schiena, lungo tutta la lunghezza del top. E poi mi piace anche il fatto del collo un pochettino alto. Devo dire che non mi dispiace in estate, soprattutto la sera, perché poi durante il giorno magari fa più caldo, portare questi top con il collo leggermente alto. Non mi dispiace, mi piace molto lasciare intravedere di più la spalla e coprire un po' di più il collo, non lo so. Ne ho alcuni fatti in questo modo, mi piacciono molto. Il pezzo forte di Zara, a mio avviso, sono questi pantaloncini, questi shorts che sono neri. La particolarità sta in queste perle, in queste applicazioni ai lati, di fianco alle tasche, vicino alle tasche, che li rendono un pochettino più particolari. Hanno l'orlo tutto sfrangiato. Quindi mi sono piaciuti tantissimo anche per questo. Questi li ho pagati un po' di più rispetto a tutti gli altri shorts che ci sono da Zara, perché se non erro costano praticamente come un paio di jeans normali, quindi 30 euro, mentre l'altro top, quello in pizzo, 15-16 euro. Poi, ultimo acquisto che ho fatto da Calzedonia, cercavo un costume e sono entrata. Allora, in realtà sono andata con Gigi perché volevamo cercare un regalo per il compleanno di sua sorella. Avevamo in mente di prenderle un costume, l'abbiamo trovato, ok, e poi ho detto, vabbè, già che sono qui, do un'occhiata, come se avessi pochi costumi a casa, lo so, questa fissa dei costumi, e Gigi mi dice sempre, io ho 3-4 costumi, tu ne hai uno per ogni giorno della settimana, spiegami perché. Ma perché secondo me noi ragazze siamo un po' fatte così, quindi ci piace magari cambiare più volte il costume nel corso, nell'arco della vacanza. Io praticamente ne ho uno davvero per ogni giornata, però vabbè. Non penso di essere l'unica. Stavo cercando qualche costumino carino tra quelli in saldo e ovviamente non ho trovato nulla. Vuoi perché mancava la taglia, vuoi perché non mi convinceva tantissimo il colore, la trama, la forma, perché sono complicata anche sui costumi. Ebbene sì. Alla fine ne ho trovato uno, ovviamente non in saldo, perché anche queste cose di Zara non erano in saldo. Io quando vado a fare shopping durante i saldi, trovo soltanto cose che mi piacciono tra le nuove collezioni, quindi non dovrei proprio andare durante i saldi. Me lo ripeto tutti gli anni, però ci ricasco sempre. E in sostanza ho trovato questo costumino che è carinissimo, mi è piaciuta tantissimo sia la fantasia che proprio la forma dello slip. Questo è una brasiliana ed è bellissimo perché ha tutti questi laccettini laterali che lasciano intravedere un po' di pelle, un po' più di pelle rispetto agli altri costumi. La parte posteriore mi piace tantissimo, l'ho già indossato e vi posso dire che è un ottimo costume perché, non so se vedete qui, ha un'arricciatura. Questo permette al costume di adattarsi, di seguire bene le forme senza fare quelle arricciature brutte, quei fagotti che poi sul fondoschiena stanno male, no? E quindi questo costume è super approvato, però mi stavo dimenticando di farvi vedere la parte superiore. È un triangolo leggermente imbottito, ma in realtà non è proprio imbottito, è semplicemente un pochettino più rigido. E anche qui ci sono questi laccettini che riprendono lo slip. È molto carino anche questo, fa un bel décolleté, devo dire la verità, riempie bene, ecco, dà un bell'effetto e mi piace tantissimo la trama di questo costume. La pecca dei costumi preformati, imbottiti, che dir si voglia, è che ci mettono un'eternità ad asciugare ed è per quello che io solitamente li snobbo sempre, perché solitamente io preferisco la comodità e quindi è per questo che tra i miei costumi trovate solo triangoli semplicissimi, non imbottiti, non preformati, però non lo so, la fantasia mi piaceva tantissimo e quindi quest'anno ho ceduto e ho voluto provare e devo dire che l'effetto è veramente
molto carino, merita, quindi non lo so, andate a vederli, andate a provarli se avete l'occasione perché merita tantissimo. Della stessa fantasia c'è anche una fascia, anche questa preformata, molto particolare, e invece dello stesso modello c'è nero, bianco, rosso e se non erro anche un verde militare, se non ricordo male. Detto questo, per oggi è tutto, questo è il mio bottino, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grandissimo, muah, e al prossimo video, ciao!